19 dicembre 1903. Nasce a Occhieppo Superiore, nel Biellese, da una famiglia operaia, Pietro Secchia. Ancora sedicenne, partecipa attivamente nelle file del movimento operaio alle lotte del primo dopoguerra. Nel 1921 Secchia aderisce, come quasi tutti i quadri della Federazione Giovanile Socialista, al Partito Comunista d'Italia. Espatriato clandestinamente, nel 1928 diventa uno dei più autorevoli dirigenti comunisti. Tornato in Italia in missione clandestina, viene arrestato e condannato nel 1931 dal Tribunale Speciale a 17 anni di carcere. Tornato libero, nel 1943 partecipa alla Resistenza. Nel 1948 viene nominato vice segretario del Partito Comunista Italiano. Nel 1946 Secchia è deputato all'Assemblea Costituente e poi viene eletto senatore, carica che mantiene fino alla morte, avvenuta nel luglio del 1973.